Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, no, in realtà non è giorno per niente, sono le 19:53 e allora, dato che me l'avete richiesto tutti quanti, sto per rifare, questo è un video paranormale. Oltretutto ho deciso di fare questo video proprio oggi che sono sola a casa. Sono un genio. Sono un assoluto genio. Comunque, a parte questo, allora, diciamo che la storia io l'ho già letticchiata, diciamo, si dice letticchiata, vabbè, l'ho già un po' letta e devo dire questo, è bella, sì, si parla, come ti dicevo, di un fantasma, tra virgolette, ma che ha poi tutta una storia dietro. Ci lascio che non riesco a salire sul divano. La storia è un po' particolare, da quello che comunque ho letto, adesso ve l'accenno e poi la leggiamo insieme. In pratica è questa storia di questo fantasma che viene perseguitato, è una persona ovviamente, che viene perseguitata per tutto. Sì, ok, luce, grazie. Dicevo, è una storia di questa persona che viene perseguitata per tutta la sua vita e questa cosa poi, a quanto pare, dopo che morì, lo re. Sì, grazie. Luce? Gentile. Oh Madonna, no, no, per favore no. Ti prego, sto parlando con una lampadina, ma io ho paura del buio, no, raga, no. Ok, oh Madonna, no, 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 che cazzo. Ok, tutto ok. Chiara non è niente, è solo della luce. La luce non fa paura, se va via la luce, ma perché? Ma che cacchio. Non hanno avvertito che. Chi c'è? Chi c'è? Oh! Caio. Non so che raga, però sto registrando perché se trovassero il mio filmato, ma che c***o sto dicendo? Funziona il telefono, non mi funziona il telefono. Non ho telefono in casa, non c'ho il coraggio di andare a vedere. Ma quella è una chiave. Vado a vedere di là in cucina perché tanto se c'è qualcuno. Questa era la chiave di prima. Sembra tutto a posto. Sto per svenire. Ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego. Viene da dentro l'armadio. Sì.
sto per aprire l'armadio. Ti prego. Chiunque tu sia, ti prego. Camaleonte. Bene tesori, come avete visto, mi sa tanto che c'è qualcosa che non va. Adesso vi spiego come abbiamo fatto a fare tutto. Anche perché ho dei pezzi di backstage. Se non l'avete capito, chi mi aiutava ovviamente è... il mio ragazzo Alessandro. Andiamo per ordine però. Sì. Allora, che cosa abbiamo fatto per primo? La luce ovviamente era lui che l'accendeva e la spegneva. Un po' più chiaro, mo? Continua a non far arrivare la luce però, mo. Continua con la luce. Okay. Tutti i vari rumori li ha fatti lui. Ma la chiave? No, non si vedeva. Chi c'è? Ci sono io. Quando sono entrata nella cucina, ovviamente c'era dietro lui alla porta che l'ha chiusa. Mi si vede? Cazzo. Chiudimi la porta bene dopo, grazie. Quando... Svolta il bagno. Eh? Svolta il bagno, hai visto tu? Sì, ok. Dai, amore, credi, non è andata davvero. Era lui che li faceva. Come li facevi, spiega tu? Questo video ovviamente non ha la finalità di prendere in giro chi fa questo di mestiere e non lo dice. È diverso. Ok, anche. No, in realtà, no, a parte gli scherzi, io seguo chi fa questo per intrattenere. Cioè, semplicemente mi piacerebbe che, come un film, si sa che è un film, sarebbe bello, insomma, venire a sapere. Insomma, ci sono bimbi che non dormono la notte per queste cose. Quindi il mio è più un invito a non credere ciò che si vede nel web per forza. Questo ovviamente era anche abbastanza palese, nel senso molto amatoriale, molto fatto così. Caio. Buono. Caio! Oriente. Ok. Molte volte mi viene detto: ah, sei un'attrice. Oggi ho recitato. Sei. Quindi se mi dovete chiamare attrice sotto questo video per la prima volta, potete dire sì, è vero, sei un'attrice, è vero. Per giunta non tanto brava, che ti credi di essere? Vuoi fare un'attrice, ma non sei un'attrice vera. Le attrici vere sono tipo quelle lì che stanno ai film. Amore, ho paura che stai per esplicare qualcos'altro se ti sforzi di più. Che a meno che non ci sia proprio scritto che è tutto vero, ma quindi questo vuol dire che se non lo è, poi è una cosa molto brutta. No, se c'è scritto è tutto vero e non lo è, la... Ah, ma diciamo che... No, non lo scrive. Non lo scrive da nessuna parte. Né che è vero né che è finto. Il che è peggio. Orrendo. No, scrive. No. L'intrattenimento è figo, mm-hmm. L'intrattenimento è chiave, quindi sì. Secondo me questi contenuti sono super nice per la piattaforma. Anche secondo me. Le due cose che non apprezzo sono le persone che fanno cose finte, sì. Senza ammettere che sono finte, vero. E le persone che fanno le puntigliose. Se una persona fa il finto... La verità è che io ho scelto di mostrare parte della mia vita senza troppi filtri, nel senso che nemmeno alla vostra migliore amica direste tutto. Figuriamoci poi sul web che, sì è vero, se mi vedessero solo le tesorine probabilmente registrerei 24 ore su 24 perché non ho niente da nascondere nella mia vita, tantomeno cose delle quali mi vergogno o lati del mio carattere che non mostrerei. Però il punto è che io ho scelto di mostrare quello che voglio mostrare sul web senza filtri e senza essere falsa o altre cose. Nessuno dice tutto sul web, questo è accurato a quanto. Mm-mm. Però io vedo tantissimi commenti assurdi, raga. Cioè commenti proprio assurdi, roba che veramente persone che probabilmente c'hanno 20 e passa anni, quindi non ragazzini piccoli, no, ma lei personcine un pochino più grandi che sono imbarazzanti. Più che altro perché vedi delle logiche, dei ragionamenti che
neanche i complottisti che dicono che la terra è piatta. No, tipo, un'altra cosa sul paranormale l'avrei proprio fatta. Diciamo, sì, sì, sono cioè, mi sono divertito. Sì, 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 anche io. Altra roba sul paranormale mi sarei divertito. Però tipo altra roba, di quello del paranormale, che senso ha fingere? No, infatti. Dico, questa cosa del paranormale è più uno skit comico alla fine. Sì, ci siamo divertiti. Cioè, la finalità di tutto questo è che ci siamo divertiti come dei matti a farlo, sì. Cioè. Però tipo, non so, i prank, tipo, i prank falsi, quelli non li sopporto. No. Non faccio niente più male. Perché come ti faccio... Adesso piazzerò una videocamera nascosta, eh? Allora, amore, oggi il lavoro è andato bene. Sono gay. No, un prank. Ok. La videocamera è là. Non l'avevo vista! La copriva tutta questa luce. Il fatto è che io non li giudico, non me ne frega niente di quello che fanno gli altri, essenzialmente. Ah, è stato. Lascia qua. Ha appena fatto una puzzetta e me la sta mandando addosso. Ci siamo divertiti un sacco a farlo. Voglio invitarvi a non credere a tutto ciò che è quello che vedete. Voglio invitare i più piccolini a non spaventarvi per forza di tutto quello che vedete. Se mai è una cosa reale, lo è davvero. Quindi per esempio se dovete andare a vedere un canale reale, vi lascio qua sotto in descrizione chi è, chi davvero fa queste cose, però in questo caso ci vuole rispetto, nel senso che quando si fanno queste cose, quindi quando si va, che ne so, a cercare un fantasma, un'energia, quelle sono cose reali, se lo fai davvero, e no, non tutti lo fanno davvero, perché a molti interessa il guadagno che poi ne si trae dietro, nel senso a molti interessa molto di più quanto ci guadagnano facendo queste cose, molto molto di più che in realtà rispettare poi quello che in realtà davvero non c'è più, perché alla fine le energie sono queste, persone che non ci sono più, quindi invece che rispettare queste cose preferiscono lucrarci sopra inventandosi robe assurde e roba del genere, fingendo che siano vere. Ci sono altre persone qui sul web invece che fingono di avere fantasmini per casa, però non hanno mai detto né che è vero né che è finto, quindi è intrattenimento puro e non giudico, e anzi me lo guardo pure perché mi piace. Però per il resto, appunto, dato che molte volte mi viene detto che sono falsa e sono finta e recito, oggi vi ho fatto vedere come sarei se recito un cane, praticamente una capra. Quindi no, non recito di solito. No, un insulto, veramente, la mia insegnante di teatro sarebbe molto, molto, molto. Tanto ridevamo in 3 secondi, Maria. Sì, ridevamo tantissimo. Però inizio a montare perché sono curiosissima di vedere com'è finita. Bene. Addio. Addio. Grazie per l'aiuto, amore.